Allora, in questo video facciamo un get ready with me. Quindi ci prepareremo con voi per una serata. Ad esempio, sceglieremo il trucco, il vestito, tutte le cose che ci servono prima della serata. Quindi non sarà il vlog della serata, ma della preparazione. Facciamo questo video perché ci richiedete sempre di fare vlog. Quindi vlog, a voi piacciono tanto i vlog, allora portiamo questo vlog, che è sempre alla fine un vlog, perché noi usciamo, andiamo a cercare il vestito, tutte le cose che ci servono per la serata. Quindi niente, vi lasciamo subito al video. Buongiorno da questo vlog. Allora, adesso stiamo andando a fare il tampone, visto che dobbiamo andare tipo poi a cena e dobbiamo farci il tampone. Abbiamo fatto un vaccino, però non abbiamo ancora il Green Pass, quindi tampone. Io sono malocchiale, è la prima volta che mi faccio vedere così. Lei l'ha già fatto in passato un tampone, io non l'ho mai fatto. Quindi questa settimana ho fatto il primo vaccino e ora faccio il primo tampone. Allora, io ho comprato un vestito, però forse sono pentita del colore, quindi mi sa che adesso lo vado a cambiare, infatti me lo porto dietro, poi vado, insomma, li provo tutte e due, poi guardo se cambiarlo o no. Dopo ci truccheremo, faremo vedere un po' le cose che mettiamo stasera. E i capelli si sono andati. Ma i miei sono così. Allora, sto facendo la voce registrata perché nel negozio c'era la musica e non posso metterla. Comunque stavo dicendo che ero dentro al camerino e che mi sono provata questo vestito molto carino, solo che nel video sembra celeste e in realtà è verde. Niente, è proprio un celeste turchese, in realtà è verde scuro, ma è molto carino perché nel video non rende. Comunque, io questo vestito già lo avevo perché l'avevo comprato l'altra volta in versione rosa. Molto carino anche rosa, solo che avendo già tanti vestiti rosa, mi era già stufato dopo un po' che l'avevo provato. E visto che non avevo ancora tagliato il cartellino e nulla, sono andata a cambiarlo. Perché un vestito color verde carino non si trova facilmente. Per essere diversa, ho deciso di cambiarlo. Adesso vi faccio vedere il vestito rosa. Allora, questo invece è color rosa, è fatto uguale con il fiocchetto dietro, anche quell'altro, però in versione rosa. Io l'avevo comprato così, ma mi sa che lo cambio perché è più bello l'altro, cioè questo mi è già venuto a noi, anche ieri l'ho provato con i tacchi e tutto e... Rosa c'è sempre. Abbiamo sempre il rosa e quindi c'è venuto un po' a noi. E adesso io provo questo, che è tutto... Cammy in realtà l'ha già comprato così, in versione nera, adesso quando sei a casa ti fa vedere. L'ho comprato tipo grigio con brillantini, poi però quando sono ritornata per Mati ho trovato anche questo. Ecco. E è tipo tutto aderente con questo increspo e lo spacco. E dietro è così, sfumato. Dietro alla schiena c'ha tutti gli incroci, non è tappato. No, vai, adesso lo provo. Allora, adesso Cammy porterà Mia fuori. Cioè, subito dopo scende anche avanti, solo sì. Che se scendiamo tutti e tre insieme loro abbaiano, sì. Non lo sapete. E adesso io vado a mettermi le lenti. Adesso metto le lenti. Adesso piangono perché non vedono l'ora di uscire, anche se l'ultima uscita è stata ieri sera. Buona. Due. Allora, sto uscendo con Connie e Brenda. Ok, qui ho Brenda e qui ho Connie. Connie, non tirare, No! Adesso dovrei incrociare Cami. Aio! Ecco Cami laggiù in fondo. Ciao! Ora vediamo mica. Eccole! Sono incontrate! Ma ti fa le feste! E ora vedete, inizia a tirare, perché sono tutti e tre insieme, non si sa perché. Da sola andava piano, non tirava. Invece c'è una specie di competizione tra loro due. C'è la competizione che va prima. Sì, ma anche quando uno raggiunge non è che va piano. No. Invece quando le mia Brenda? Brenda va normale, anche se sono tutti insieme. Bellina, lei è grande. Allora, adesso facciamo vedere i vestiti. Oppure questo vlog si è un po' incasinato perché siamo un po' in ritardo. In più dobbiamo fare il video, quindi... No, però... In ritardo ancora no, però abbiamo paura che poi facciamo tardi, come sempre. Però non è che siamo in ritardo ora, ma è perché ora siamo andati a comprare anche i vestiti che avevamo messo da parte. Vabbè, comunque, e nel negozio non vi ho fatto vedere il vestito che ho preso. Allora, questo, per spiegarci meglio, se non si capisce niente, questo qua l'ho preso un altro giorno, settimana fa, tipo, che è grigio scuro con i brillantini. Nel video sembra più chiaro, nel video dà tutto più chiaro, tipo. Anche questo. Mentre questo, ora però sembra di più del suo colore, cambia di poco davvero ora. No, ma è ancora celeste, però è verde. E invece vabbè, è più vabbè, verde, si metterà una ma i brillantini, quindi questi sono due vestiti lunghi, tutti lunghi fino in terra, uguali, di colori diversi. E niente, dietro al fiocco che si può regolare. In più, quello che vi volevo far vedere in negozio era questo qua, leopardato, tutto attillato.
Solo che alla fine, siccome l'avevo provato il giorno prima, non avevo voglia di riprovarlo, si faceva tardi se no. Quindi ve lo faccio vedere soltanto così adesso. Se mai in un'altra occasione facciamo un haul e vi facciamo vedere come ci stanno questi. Aiutami Mati. Avanti è così. Qua all'elastico è tutto aderente. E poi qua allo spacco e arriva fino in fondo anche questo. E dietro invece è tutto scollato. Dietro è tutto scoperto e c'ha soltanto gli intrecci che fanno tutti così. Quindi molto bello anche questo. Solo che oggi non è che metterò uno di questi due, ma ne ho ancora un altro che avevo preso tempo fa questo. E niente, siccome voglio mettere la borsetta che ora vi faccio vedere, non ci stava se mettevo leopardato o grigio scuro. E poi leopardato si è vestita la persona, quindi non potevamo. Quindi Mati si metterà questo qua celeste, verde, stasera. Sì, perché l'altro rosa me l'ha già venuto a noia. Mentre io non è che me lo posso mettere così, sennò siamo uguali gemelle. No. E quindi ora vi vado a prendere il mio per stasera, poi che vabbè, ho comprato tempo fa. Sì, poi visto che ora è comunque estate e fa caldo, così nero lungo... No. Invece il suo è nero, però è tutto estivo, quindi va bene comunque. Allora, partiamo dai tacchi. Questi sono i miei tacchi. Solo che voglio tagliare questo laccio, non mi piace. Questo tanto si sfila e qua invece lo taglio perché mi piace di più il modello di Mati. Vedi, c'ha qua due intrecci, si allaccia la caviglia e stop senza il laccetto. Invece mi è venuto a noia e lo taglio qua, sicuro. E questo è il mio vestito. Capisci? Questo è il vestito di Cami che metterà stasera, quindi il vero vestito che ci serve. Allora, è così, monospalla, dietro è così. E poi niente, questo spacco così, come si dice? Boia, c'è tutto... Solo sì. Che quando poi me lo metto, praticamente una gamba è scoperta e poi anche un po' l'altra, però l'altra ha questo qui coperto. Sì. E sotto qua ha il pantaloncino. Fortunatamente, e niente, è semplice nero, solo che la cosa bella è che... Poi indosso spacco... fa veramente il suo effetto così, è un po' boh. E ho scelto questo nero perché mi piaceva mettere questa borsa, se no con... quello leopardato o quello lì grigio non ci stava, quindi metto questa borsa. Io invece ho quello verde e quindi non posso mettere la mia borsa. Sono fottuta, raga, perché questo c'ha tutte le decorazioni oro. E anche oro. Io metterò tipo orecchini, collana, anello, tutto oro. E invece io no, perché... nera con questa borsa marrone e decorata tutta d'oro. Invece Mati il vestito tende sull'argento e dovrebbe prendere tutte le cose argentate. Uno dice... puoi metterci comunque anche il l'oro. In realtà no, perché questi brillantini, ora in questo vestito è già diverso, però anche in quello rosa, cioè i brillantini vedete che sono più argentati che dorati, quindi deve essere tutto argentato. Questi sono i tacchi che vi ha fatto vedere Cami, questi sono i miei e tanto si vedranno poco perché il vestito è abbastanza lungo, non è strascicoso, quindi fortunatamente mi arriva giusto qua. E basta. Allora, come accessori andrò a mettere questa collana, troppo carina, a tutte le stelline e i brillantini, il tennis al braccio. Invece come orecchini andrò a mettere i punti luce con gli Chanel. Ok, e come anellino andrò a mettere questo, che riprende un po' lo stile delle unghie, le farfalline. E adesso vi faccio vedere invece i miei gioielli. Allora, qua ci sono tutti gli orecchini... e anche degli anelli. Allora metterò questi orecchini, visto che ho il vestito nero e oro, questi orecchini qua col serpente, poi metto i brillantini così come secondo buco e poi questo anellino. Non fate caso al casino perché dietro ci sono i vestiti che devo mettere a posto, ma prima mi preparo perché se metti qua è fatto male, ecco. Vai, fai vedere il vestito. Bello, molto bello. Va soltanto tirato su un po' alla spallina. La spallina. Dietro c'è il fiocco. E i capelli, che dovevo tagliare di più, sarebbero tornati anche bene. E invece no. Copriranno il mio fiocco. Yeah. Allora, qua ho preparato tutte le cose che mi servono. Allora, vi dico tutte le cose che metterò. Correttore, questo è il pennello per il bronzer. Ecco, ho dimenticato di prendere il bronzer. Bronzer. Poi mascara, eyeliner, questo è per metterlo prima dell'eyeliner, questo è un altro mascara che le metto tutte e due, poi la cipria, piegaciglia e palette e metterò un ombretto tipo marrone e poi questo lucida labbra. Vi facciamo vedere proprio come ci si trucca passo per passo, sennò si fa tardi letteralmente, quindi metto un velocizzato. Allora,
Allora, io mi sono truccata, manca il bronzer. Mati è di là che si sta truccando e alla fine non ho fatto più di tanto time lapse perché devo mettere in carica il cellulare. Ok, quindi adesso metto il bronzer time lapse. Ho fatto anche le sopracciglia che avrei dovuto fare prima di truccarmi, ma mi ero dimenticata. Poi vabbè, mi sono truccata, adesso mi sono fatta le sopracciglia, infatti si vede che sono un po' rossa. Comunque vabbè, il rossore andrà via tra poco, quindi 10 minuti. E adesso niente, ho messo l'eyeliner, il mascara, ho messo il mascara trasparente anche alle sopracciglia e alle ciglia prima di mettere il mascara. Quindi adesso mi manca solo, come Kami, il bronzer che mi ha portato. Andiamo a mettere il nostro bronzer che... E io metto l'illuminante. Io il bronzer. Oh, mi sono appena scordata, mi sono appena vista, che qua ho un brufolo, quindi vado a mettere prima questo, che è il correttore, quello lì verde, così va ad annullare il colore rosso, diciamo. E poi vado a mettere il correttore normale. Questo qui ne basta proprio una puntina perché è giusto per un brufolo, quindi... Tutto sto boccettone. Vabbè, magari qui. Bene, adesso vado a mettere il correttore normale. Cipria. E adesso non si vede più il mio brufolo. Fortunatamente questo è un salvavita, infatti ve lo consiglio se magari avete un po' di brufoli e quelle volte le volete coprire, perché in realtà non farebbe proprio bene alla pelle coprire il brufolo perché comunque ci metti qualcosa sopra, però se avete un'occasione importante ve lo consiglio. Adesso è arrivato il momento di mettere il bronzer e poi c'è da mettere gli orecchini, la collana, il bracciale, tutto in 20 minuti. Adesso prendo gli orecchini, questi qua, e anche l'anellino. E ho tolto la cavigliera, non c'entra niente la cavigliera da mare, e questa collana argentata perché adesso metterò tutte le cose dorate, tipo. Quindi via anellino. E ora cambio gli orecchini. Ok, ho messo gli orecchini, questa è la combinazione. Avevo detto che mettevo il brillantino, solo che ho provato e ci stava male. Così, mentre di qua è così, con l'helix. Ho lasciato il brillantino all'helix. Allora, non fate caso al casino perché quando ci si prepara è così. Allora, che dobbiamo essere lì alle 6, cioè molto presto, quindi mettiamo questo profumo Chanel numero 5, non si è ancora usato, quindi via. È un campioncino, quindi lo mettiamo. Lo via. Mettiamo, via. Ah, vai. Collana però. Aspetta. Gata pacao. Mettiamo, via. Uno spruzzo. Ci vedo. Buona. Vado? Anche i polsi? Mhm. Wow, è forte. Basta, no? Ho fatto uno spruzzo qua e uno qua sulla, sui denti. Vai. Adesso siamo pronte, si esce. Però dobbiamo far vedere bene il nostro vestito. Non so ancora visto bene. Allora, io non so se in realtà mettere questa borsa o no. La metto, sì, no, mettila. Ho tutte le decorazioni argentate però, Mettila comunque. Prendo una felpa perché tanto capace avrò freddo. E alla fine mi ritroverò in felpa anche se sono vestita elegante. Ecco la felpa. Oi oi, vieni Mati. Adesso l'ho messa. Allora, questi sono i nostri vestiti. Il mio è così, a pantaloncino e a questo spacco. Mentre Mati è tutto lungo così, verde scuro, tipo, sembra che ce l'hai, se l'hai mille volte. E niente, i tacchi sono questi. Ho tagliato il laccetto come mi piaceva e infatti sta molto meglio. Sono simili adesso. Adesso sì, sono simili. E niente, io ho messo questa borsa, visto che questa. Nero ci sta bene questa. E lei invece questa qua, Victoria's Secret. Scalato nuovo, i nostri nuovi capelli, nel frattempo ci è arrivato Paco Shane.
brutto uscire così, vestire la sera col sole. Perché ora è estate, quindi c'è sempre il sole. Quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se questa tipologia di video vi è piaciuta, fatemi sapere nei commenti. E diteci anche che video vorreste vedere, visto che... Come i prossimi video. Sì. Diteci se questi Get Ready With Me vi piacciono, se mai ne faremo altri quando abbiamo altre uscite. O anche qualsiasi altro video che vorreste vedere nel canale. Quindi se questo tipo di video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche del nostro canale per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!